Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questa non è la mia cucina, ma è il mio laboratorio, come il caro e vecchio Dexter. Lui è il mio aiutante e lo leo già, lo conoscete. Andiamo a goderci il video. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo, buon martedì come sempre a voi e a tutte le vostre famiglie. Ieri sera ero lì bello tranquillo che mi stavo giocando la mia partita Super Mario Wonder con il mio bambino che era lì che si stava quasi addormentando. È arrivata la notiziona, è arrivata questa notizia raccontata da Momblano, insomma sul nostro, sull'allenatore, si parla ovviamente di Antonio Conte. Adesso in questo video poi cerchiamo di sviscerare tutte le notizie. Due temi principali in questo video: da una parte parliamo ovviamente di quanto appena uscito, insomma è finito su tutti i media per il discorso nuovo allenatore del Milan, e dall'altra parte parliamo anche di calciomercato, però parliamo in un altro modo di calciomercato, perché ovviamente oggi essendo il 30 di gennaio praticamente il calciomercato è finito e quindi con molta probabilità il calciomercato rimarrà appunto come fatto oggi, a meno che insomma di notizie che usciranno a breve. In questo momento sono le 13:27, quindi non so se oggi pomeriggio andiamo a comprare qualcuno e domani farà le visite mediche. In questo momento parliamo della situazione attuale, quindi dopo ci teniamo questi due temi grossi e belli giganti dei quali discutere insieme, temi caldi, quindi allenatore, cambio allenatore e calciomercato. Tra l'altro ho trovato due risposte di due di voi che mi hanno particolarmente incuriosito, quindi prendiamo le due risposte di due fratelli e partiamo da quelli per fare tutto il nostro, i soliti discorsi come piace a noi. Allora, prima di andare in sigla, ragazzi, due cose. Ieri ha giocato la Riomma, ha vinto la sua partita a Salerno e quindi in questo momento la classifica recita: Inter 54 punti, Juve 53 punti, Milan purtroppo non siamo riusciti a fare i tre punti, siamo fermi a 46, l'Atalanta ferma a 36 e la Roma invece si porta a 35 punti. Quindi Milan che non solo ha gli scontri diretti a favore della quinta, ma rimaniamo insomma con 11 punti di vantaggio. Non è cambiato niente rispetto a tutto quello che avevo raccontato ieri, cioè che rimane comunque tanto spazio tra noi e appunto la quinta in classifica. L'altra notizietta che vi volevo leggere appunto prima di andare in sigla riguarda anche una questione di campo da dove vi voglio portare. Come riportato da Sky, contro il Frosinone il Milan confermerà la formazione delle ultime partite. Potrebbe esserci però una novità a centrocampo, perché il Milan potrebbe schierare a centrocampo o Bennacer, che come sapete oggi o mi sembra oggi o domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, quindi sarà a disposizione per la partita contro Frosinone, oppure potrebbe giocare Musa al posto di Yassin Adli. Quindi due centrocampisti che andrebbero a prendere il posto di Adli, cercando di fare un centrocampo diciamo un pochino più di contenimento, perché comunque se metti Musa lì, Musa è più un mediano di contenimento rispetto magari ad Adli, che è più un mediano di costruzione. Insomma, abbiamo già fatto tante volte, no? Il discorso sul centrocampo di contenimento o meno. Bene ragazzi, allora io direi di fare una cosa, andiamo in sigla. Prima di andare in sigla vi chiedo la cortesia come sempre di lasciare pollice in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, grazie, anche ieri vi siete iscritti in tantissimi. Sotto nel primo commento trovate il link diretto per il mio secondo canale, andate ad iscrivervi anche là, perché oggi inizio a scrivere il video per il secondo canale, quindi andate a iscrivervi così non perdete. Intanto andate sul link e andate a vedere il video che è uscito settimana scorsa. Ragazzi, oggi ho fatto un intro abbastanza veloce rispetto al mio solito, perché i due discorsi che andiamo a affrontare oggi sono due discorsi molto interessanti e sui quali ovviamente bisogna spenderci tanto tempo. Andiamo in sigla. 1, 2, 3, sigla. Partiamo dall'argomento più facile. Allora, l'argomento più facile qual è? È l'argomento ovviamente dell'allenatore, ok?
Che cosa è successo? Ieri sera vi stavo dicendo, mentre ero lì bello tranquillo che mi stavo facendo la mia ultima partita prima di portare il mio bambino a letto a Super Mario Wonder, Monblano sgancia letteralmente una bomba. E che cosa dice? Sarebbe fatta, lui dice, per l'arrivo di Conte al Milan in estate. Lui dice che il tecnico avrebbe dato il proprio sì per appunto diventare il prossimo tecnico del Milan direttamente a Ibra. E poi in chiusura di questa notizia che dà su Tele Lombardia dice anche che il Milan, oltre a questa, insomma, questa scelta dell'allenatore, andrebbe poi come primo acquisto per rinforzare la rosa. Lui dice il Milan il primo acquisto lo farà da Napoli, quindi prenderà un giocatore da Napoli. Non so ovviamente il giocatore chi sia e, come vi dico sempre, io non ne so assolutamente nulla, quindi mi limito a commentare le parole di Monblano. Allora ragazzi, io direi che la questione, come già abbiamo ampiamente sviscerato l'altro giorno in un video dove vi ho fatto un mappazzone gigante di roba, direi che più chiaro di come abbiamo fatto l'altra volta credo che non ci possa essere. Cioè, al di là della considerazione della notizia, che non so se è vera o meno, ovviamente io tengo sempre il dubbio, no? Ovviamente nessuno può avere la risposta concreta e reale se questa cosa è una vera. Leggiamo e commentiamo quello che dice Monblano. Io l'altra volta che cosa vi dicevo? Io vi dicevo, e cerco di fare dal mappazzone dell'altra volta, cerco di fare una pallina piccolina così. Io l'altra volta che cosa vi dicevo? Se il Milan, se la società ritiene che sia necessario cambiare allenatore, e questo ovviamente lo sa soltanto la società, la scelta di andare a cambiare allenatore deve ricadere, questa è una mia opinione, deve ricadere su un allenatore che ovviamente ti può dare di più rispetto all'allenatore che tu hai oggi. Perché se devo cambiare, come vi ho detto tante volte, se devo cambiare, devo cambiare in una direzione che mi migliori la mia situazione attuale. Nell'ipotetica idea nella quale il Milan potesse scegliere realmente Antonio Conte, quali sono sempre stati i punti a favore di Antonio Conte? Uno è che riesce a far rendere, e questo che vi sto dicendo non ve lo dico solo dall'esperienza dell'Inter, dell'ultima Inter di Antonio Conte, ma soprattutto dall'esperienza prima nella Juve. Antonio Conte è un allenatore, ragazzi, che ha una grande capacità, che è quella di riuscire a far rendere il 150% a tutti i suoi giocatori. Ma come fa a far rendere così tanto i propri giocatori? Ragazzi, con un rigore tattico veramente maniacale. Perché la bravura di Antonio Conte in tutti questi anni, sia all'Inter, ripeto, che alla Juve prima, è stata quella di essere riuscito a far passare determinati concetti alla sua rosa e ai suoi giocatori titolari, di dargli delle indicazioni ben precise a livello tattico. Infatti, quando poi Antonio Conte poi è andato all'Inter, ovviamente con interpreti diversi e con ovviamente degli accorgimenti tattici diversi, perché ovviamente poi da squadra a squadra dipende tanto anche dai giocatori che hai in mano, la squadra di Antonio Conte, sia la Juve prima che all'Inter dopo, sono state squadre molto simili, molto cattive a livello sportivo, molto attente, molto tattiche, squadre che soprattutto, e poi arriviamo all'aspetto della preparazione atletica, squadre che hanno basato tantissimo su determinati concetti. Ok, quindi io non vi sto dicendo Antonio Conte è il nostro, occhio ragazzi, io non vi sto dicendo che Antonio Conte, se arriva, è il miglior allenatore sulla terra, oppure no, non lo voglio, perché non lo sto dicendo questo. Semplicemente vi sto dicendo che Antonio Conte ha delle caratteristiche come allenatore, come le ha Pioli, come le ha Inzaghi, come le hanno tanti altri allenatori di altissima fascia. Fate voi le vostre conclusioni. Come vi dicevo prima, l'unica cosa che io da tifoso rossonero chiedo per la mia squadra e i colori che amo è quella che, se
realmente la società dovesse decidere di cambiare allenatore, se dovesse decidere di cambiare allenatore, io mi auguro che lo faccia per un profilo che porti qualcosa in più o di diverso rispetto a tutto quello che abbiamo visto oggi. Quindi, raga, io vi ripeto, non ne so assolutamente nulla e mi limito a commentare la notizia di Monblano. C'è un vantaggio che hanno sempre avuto le squadre di Conte, ragazzi. E mi autocito, ok? Io ieri, che cosa, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, che cosa vi ho detto? Vi ho detto, tra le squadre di Serie A che hanno il più alto tasso di possibilità di schierare gli stessi 11 per tutta la stagione, ci sono sempre state le squadre di Conte. Ecco, se guardo quello, noi, visto che abbiamo sempre avuto, non soltanto a quest'anno, ma in tutti gli anni, abbiamo sempre avuto l'impossibilità di schierare per tutta la stagione gli stessi 11, questo potrebbe essere un plus, cioè il fatto che venga fatta una preparazione. Poi ricordo a tutti che ormai Pintus non lavora più con Conte perché è andato da altre parti. Comunque, vabbè, sono tutti dettagli che poi eventualmente vedremo a giugno. Ecco, questo potrebbe essere un dato che nella scelta di Antonio Conte potrebbe, eventualmente, se fosse la scelta di Antonio Conte, potrebbe essere un dato interessante. Basta. Questo era tutto quello che volevo dire. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. Ieri qualcuno, ho visto, perché ieri che cosa è successo? Mentre stavo giocando, il telefono ha fatto brrr, così, ho detto aia. O si è fatto male qualcuno o è uscita una notiziona. Fortunatamente è uscita la notiziona e non si era fatto male nessuno. Quando mi mandate tutte quelle notifiche lì su Instagram, inizio subito a preoccuparmi. E non lo so, ragazzi, chiudo qua il discorso Conte. Io non lo so come poi finirà, se poi verrà confermato Stefano Pioli, se non verrà confermato, se la società prenderà altre decisioni, non lo so. Io mi limito come sempre a tifare Milan e nel caso poi vedremo, poi se dovesse veramente succedere inizieremo poi a fare tutti dei discorsi per capire come poi, perché ovviamente quando tu vai a prendere determinati profili di allenatore devi anche costruirgli la squadra agli allenatori. L'allenatore Conte, tutte le volte che ha cambiato squadra, è andato in dei club ai quali ha chiesto anche sacrifici economici, ok? Ora, come vi ho detto ieri, e poi arriviamo all'altro discorso mega galattico, che è quello del calciomercato. A noi, per diventare una squadra altamente competitiva, manca ancora qualche tassello, ok? E io credo che se dovesse essere reale questa notizia riportata da Monblano, se dovesse poi confermarsi realmente questa notizia arrivata a Monblano, è evidente che Conte arriva, ma ti chiede anche di fare degli investimenti sul mercato. Quindi il discorso del fatto, può essere reale che il Milan prenda Antonio Conte come prossimo allenatore? Non credo che sia legata solo ed esclusivamente al mi posso permettere di dargli 6-7 milioni di euro di stipendio. Credo che sia anche un discorso molto più generale. Antonio Conte, se viene al Milan, ti farebbe, condizionale come sempre, ti farebbe determinate richieste. Non è facile, assolutamente. Veniamo, ragazzi, all'altra questione che oggi sta tenendo banco praticamente ovunque. E la questione qual è? È la questione legata al calciomercato. Questa mattina ho visto che è diventato un sacco virale questa domanda, no, che era fatta un po' ovunque, e cioè, essendo oggi al 30 gennaio 2024, con molta probabilità il calciomercato del Milan rimane appunto quello che è oggi, quindi la rosa rimarrà al netto di magari Pellegrino che va via, parlo di grossi giocatori, che tra l'altro i grossi giocatori a gennaio non si muovono mai, però grossi giocatori che si muovono e quindi che possono arrivare o che possiamo andare via, possiamo dire che al 30 di gennaio difficilmente succederà. Questa tematica, che è diventata molto virale nelle ultime ore, ho visto che ha fatto scaturire tra di voi un sacco di risposte. Tra tutte queste risposte me ne sono prese due, che sono due risposte diametralmente opposte, e voglio leggerle con voi. Allora, da una parte abbiamo, quindi la domanda era: se rimaniamo con la rosa attuale, voi siete contenti oppure no? Calcolando che magari a giugno poi ci possono essere anche degli stravolgimenti.
risposte che avete dato. Leggo la prima, una delle centinaia di risposte che ho trovato in giro. Una risposta la dà Francesco e dice: quelli che servivano a luglio continuano a servire anche ora. Quindi lui si dice Francesco non contento del calciomercato di gennaio. Serviva un centrale veloce, scrive lui. Centrale veloce, però centrale veloce, abbiamo Fikayo Tomori, abbiamo Kalulu, ci vorrà ancora un po' di tempo per averli, però credo che loro siano comunque parte integrante della rosa, comunque arriveranno. Poi serviva assolutamente un mediano forte in fase di interdizione, e qua come abbiamo detto già tante volte, con me sfondi una porta apertissima, ma soprattutto, dice lui, serviva un centroavanti insomma forte per dare il cambio ad Oliviero Bombervero. Vero, anche questa è una cosa che io ho portato avanti, una battaglia che ho portato avanti per tutto gennaio. Credo che però l'investimento grosso sulla punta verrà fatto a questo punto a giugno, perché comunque tu in questo momento hai Oliviero Bombervero, hai Okafor e hai Jovic, quindi hai tre giocatori che ti possono giocare da punta. Certo, hanno tutti e tre caratteristiche diverse. Oliviero Bombervero è il puntone centrale, Okafor è la punta leggera ma che può fare la punta centrale, e invece Luka Jovic è più un attaccante da seconda punta, è più un attaccante che sfrutta i movimenti dell'altra punta. Ma veniamo invece ad una risposta, questa la dà Stefano, quello di prima era Francesco. Questo Stefano invece dà una risposta diametralmente opposta. E che cosa dice? Stefano dice: assolutamente va bene così. Quindi lui è d'accordo sul fatto che non si siano fatti dei grossi investimenti a gennaio, perché in questo momento hai più 11 punti sul terzo posto con scontri diretti a favore, meno 11 punti con asterisco dal primo con scontri diretti a sfavore. Quindi lui dice: a grandi linee il campionato è deciso, tra virgolette, sarà questo. L'Europa League si gioca tra il 15 e il 22 febbraio e poi a marzo, salvo nuova ecatombe di infortunati, speriamo di no. Per quelle partite recuperi Ciao, Tomori, Kalulu per il turno dopo e ti trovi con 6 centrali per 2 posti. Quindi lui dice: era inutile andare a comprare ancora un altro difensore centrale, perché alla fine devi solo farti la partita con Rennes, che ovviamente, raga, ve lo dico adesso che è il 30 di gennaio, se abbiamo paura del Rennes, ragazzi, con tutto il rispetto ovviamente per il Rennes, però se abbiamo paura del Rennes, raga, chiudiamo baracche e burattini, ok? Invece tutti questi giocatori, cioè quindi tutti i nostri difensori, essendo poi la partita dopo a marzo, ovviamente dovresti già averli recuperati tutti. Ciao Tomori e Kalulu. A centrocampo ti mancherà Pobega, ma torna Benasser, appunto è già tornato, quindi numericamente sei pari alla prima metà di stagione, con un Adli però molto più integrato. Purtroppo Pioli non è riuscito a fare il lavoro su Musa per renderlo un mediano incontrista che ci serve. Quindi lui dice che secondo lui il lavoro che avrebbe dovuto fare Pioli del mediano incontrista era quello che doveva fare su Musa, che in realtà lui dice che non ci siamo riusciti. Hai Gabbi e Terracciano in più, aspettate che qua ho fatto casino, hai Gabbi e Terracciano in più, quest'ultimo può giocare anche mezzala, non avrebbe senso comprare nessuno adesso. Quindi lui, Stefano, praticamente la sua opinione riguardo a questo calciomercato è questa, cioè lui dice: al netto della partita con il Rennes, e qua concordo pienamente con lui, cioè per giocare con il Rennes, con tutto il rispetto del Rennes, non hai bisogno che ti tornino i tuoi titolari. Poi ogni partita è difficile, però ti giochi andata e ritorno, con il ritorno, se non ricordo male, a San Siro. Con tutto il rispetto per il Rennes, se andiamo a casa con Rennes, meritiamo di andare a casa con Rennes, ok? Meritiamo di non andare avanti in Europa League. Il Rennes è una squadra che si può tranquillamente battere con i giocatori che abbiamo. Il turno successivo è a marzo, e quindi lui dice: salvo ecatombe, a marzo poi comunque i tuoi difensori addirittura ne hai 6 per 2 posti se recuperano tutti, quindi poi avrai anche tanti altri giocatori. Fatemi sapere se state dalla parte di Francesco, com'è che si chiamavano? Aspetta che li riprendo. Fatemi sapere se state dalla parte di Francesco oppure se state dalla parte dell'altro fratello rossonero, da una parte Stefano
o dalla parte di Francesco. Francesco non era soddisfatto e invece Stefano si dice soddisfatto, più che altro per una questione appunto numerica. Quindi questi erano i due argomenti giganti dei quali volevo dibattere oggi. Poi mi ero preparato anche altre cose, la crua, Leao, eccetera eccetera, ma credo che i due temi principali del video di oggi è giusto che rimangano questi. Sono curioso, ragazzi, sono curioso di sapere cosa ne pensate qua nei commenti. Scrivetemi che cosa ne pensate sia della questione Conte, se secondo voi, ed è quello la domanda fondamentale, è quella, con l'arrivo eventuale di un nuovo allenatore, sia che sia Conte o che sia un altro, importante fare un passo sopra. Se proprio vogliamo fare il cambio, come vi dicevo, è importante fare un passo in avanti, un passo sopra. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere ovviamente anche per la questione del calciomercato. Oggi è stato un video molto discorsivo, spero vi sia piaciuto. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, come sempre è stato un piacere tenervi compagnia. Forza Milan, vada via il Kill Inter e mi raccomando like e iscrizione al canale. Ciao a tutti, ciao!